Anticipazioni settimanali puntate Il Segreto da lunedì 2 a sabato 7 gennaio 2017. Un bracciante della villa racconta a Candela di aver visto Eliseo parlare con la Montenegro, questo conferma a Severo che Francisca sta usando Eliseo contro di lui. Dopo la lite con Severo, Bosco decide di trasferirsi subito alla villa. Francisca ordina a Mauricio di eliminare Berta. Prado sospetta che tra Cesare ed Emilia possa esserci qualcosa al di là della semplice simpatia. Ippolito continua a cercare disperatamente il biglietto della Lotteria Nazionale. Onesimo offre a Francisca il ruolo della Vergine al presepio vivente. Gracia e Mariana progettano di aprire un negozio di vestiti. Sol chiede a Lucas di non partire. Sol confessa a Lucas di aver finto di non amarlo più per paura che Eliseo potesse fargli del male. Mariana accetta la proposta di Gracia di aprire un negozio di abbigliamento a Puente Viejo. Onesimo organizza un presepe vivente in paese. Ippolito trova il biglietto della lotteria che cercava. Francisca teme che Berta possa dire la verità a Bosco e ordina a Mauricio di eliminarla. Ippolito è convinto di aver vinto alla lotteria, ma scopre che il numero che ha sognato non era il numero vincente, ha sognato il numero vincente al contrario. Pedro torna a casa per le feste, facendo una sorpresa a tutta la sua famiglia, ma purtroppo non è lì per restare. Bosco è insospettito dal comportamento strano di Berta e decide di indagare più a fondo, chiede a Rosario di cercare la borsa di Berta, per scoprire se nasconde qualcosa. Severo firma un assegno ad Eliseo, che va immediatamente a Villalpanda a spendere i suoi soldi. Severo e tutti gli altri ne approfittano per parlare chiaramente con Sole e per trovare il modo per liberarsi definitivamente di Eliseo. Mariana e Gracia stanno valutando l'idea di aprire un negozio di abbigliamento. Non vogliono che Emilia sappia nulla perché Mariana non ha ancora detto nulla del suo progetto a Nicolas, e non vuole che lui lo venga a sapere da altri. Mattias soffre molto per il comportamento di Emilia ed è distante anche con Alfonso, ma appena ha occasione parla con Emilia senza alcuna remora. Un uomo incappucciato consiglia ad Eliseo di andarsene da Puente Viejo e non farsi più vedere. Bosco chiede spiegazioni a Berta, perché molte cose non quadrano, ma lei dice di essere stata incastrata. Mauricio era stato incaricato di seguire i due, ma ha perso le tracce sia di Bosco che di Berta. Emilia si apre con Cesare e lui la consola. Don Anselmo confessa a Rosario di sentirsi un pastore che non sa guidare le sue pecore. Severo nota che qualcuno si è introdotto nella quinta, è Bosco che chiede aiuto. È la notte della vigilia di Natale a Puente Viejo e tutto il paese si prepara a festeggiare. Il concorso di presepi viventi ha luogo, ma non in tutti i cuori regnano allegria e spensieratezza. Eliseo continua a rendere amara la vita alla quinta e, per la prima volta dopo molto tempo, Emilia non trascorrerà la festa con la sua famiglia. Anche alla villa la situazione non è delle più tranquille, Berta è sempre più strana e Francisca, proprio per questo, decide di rivelare una scomoda verità a Bosco.